Siamo qui con Fabio Morandi, il numero 2 di Amo Sportiva, autore del gol del pareggio. Innanzitutto ti voglio chiedere una breve analisi di quella che è stata la partita di oggi dal tuo punto di vista. Ma buonasera a tutti, innanzitutto una partita direi combattuta, equilibrata dall'inizio alla fine. Forse abbiamo giocato meglio noi nella prima frazione di gioco, abbiamo chiuso infatti in vantaggio 1-0 e come al solito abbiamo lasciato qualche occasione di troppo. Nel secondo tempo forse meglio gli avversari, sicuramente la prima parte del secondo tempo hanno ribaltato il risultato, poi un po' di grinta, un po' di fortuna, siamo riusciti noi, abbiamo chiuso 2-2 il match. Ecco, proprio per questo ti volevo chiedere se ci sono secondo te da risolvere ancora alcune diciamo meccanismi difensivi, in quanto forse a mio giudizio siete stati graziati da diverse imprecisioni degli avversari, soprattutto in fase di contropiede. Qual è il tuo punto di vista almeno su questa affermazione, di quello che potrebbe essere questa analisi? Ma direi che la difesa schierata siamo abbastanza bravi, attenti e chiudiamo bene le diagonali e gli spazi e gol, insomma siamo fra le migliori difese. Pecchiamo un po' quando vogliamo ripartire, cerchiamo subito l'imbucata e poi ci sbagliamo in precisione, ripartono gli avversari e lì ci trovano in inferiorità numerica, comunque piazzati male e ci puniscono spesso. Tanto è vero che anche oggi, insomma, su azione manovrata non abbiamo preso gol perché ne hanno fatto uno, un gran tiro su rimessa laterale e poi su calcio piazzato. Ok, possiamo ringraziare Fabio Morandi. Allora, siamo qui con Giovanni Ferrari, dirigente accompagnatore di Dervio. Allora, innanzitutto ci dia un giudizio sulla prova della sua squadra. Ma diciamo che come sempre abbiamo dato una dimostrazione di quello che valiamo, sia tecnicamente che sul profilo del gioco. Il problema è che, come succede nelle ultime partite, sono episodi che ci condizionano. Settimana scorsa dei calci d'angolo e questa è una punizione battuta rapidamente che è valsa al pareggio, insomma. Ecco, a nostro giudizio la squadra alla volta ci è parsa forse un po' troppo imprecisa, soprattutto in fase di contropiede, soprattutto in fase di sponda. Questo potrebbe essere qualcosa da migliorare per magari essere più incisivi nelle prossime partite. Senza dubbio, è quello dove è praticamente il punto dove il nostro mister sta calcando la mano, perché siamo partiti anche qui 2 o 3 volte in 3 contro 2, ma non siamo riusciti a capitalizzare, e senza contare poi tutti gli stop, non di suola ma di esterno piuttosto che di piatto, che poi la palla è andata via da 1 metro e è stata subito rubata dagli avversari, quindi dobbiamo lavorare sotto questo profilo senza dubbio. Quindi possiamo chiederle comunque un parere su quella che è la prova dei suoi avversari dell'Amo Sportiva? Ma allora, sapevamo che come tutte le partite del girone non sono mai scontate, l'Amor è praticamente pari in classifica o a pochi punti di distanza, e devo dire abbiamo trovato una squadra molto organizzata che ci ha punito con delle diagonali e noi ci siamo fatti trovare impreparati. Nel complesso una bella partita, un 2-2 che ci sta, giusto per entrambi. Ok, ringraziamo Giovanni Ferrari. Allora, siamo qui con Samuele Scaccabarozzi, capitano di Dervio. Allora, innanzitutto brevemente un'analisi della partita della tua squadra. È stata una partita equilibrata fin dai primi minuti del primo tempo, infatti è finita 2-2, quindi è stata una partita combattuta. Direi che avere avuto qualche cambio in più magari potevamo portare a casa il bottino pieno da questa sfida. Sono contento perché ci abbiamo messo tutti veramente l'anima per portare a casa almeno un punto, visto che eravamo in condizioni un po' rimaneggiate. Ecco, lo abbiamo fatto anche al vostro dirigente, non so se anche tu sei d'accordo, il fatto che voi potreste aver pagato i diversi errori, soprattutto di sponda e di controllo in fase di ripartenza, che probabilmente sono costati diversi contropiedi che potevano risultare pericolosi. Non so se tu sei d'accordo con questa analisi. No, sono d'accordo, anche perché noi siamo una squadra nuova, quindi il 99% delle persone che giocano in questa squadra vengono dal calcio a 11 e quindi c'è il controllo di palla, il pallone stesso è diverso rispetto al calcio 11, quindi diciamo che sarà un anno un po' di transizione, però una volta che affiniamo queste cose possiamo giocarcela con tutti, credo.
Ecco, quindi come ultima domanda per chiudere, un parere su quelli che sono stati i vostri avversari, i giocatori di Amo Sportiva. Ho trovato un'ottima squadra, prima di tutto correttissimi, infatti in campo non abbiamo avuto motivi per litigare, sono stati molto corretti. È una squadra molto tosta da affrontare perché si muovono benissimo, si chiudono, lasciano pochi spazi e secondo me potrebbero avere qualche punto in più rispetto a quelli che hanno, visto che più o meno siamo a metà classifica tutte e due. Quindi se la giocheranno sicuramente anche loro per i playoff. Ok, ringraziamo Samuele Scaccabarozzi, capitano di Derby, alla prossima volta.